Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Bitude Fitness. Io sono Gianluca Petrucci e in questo video workout andremo a fare un allenamento completo utilizzando una coppia di manubri, una sedia e anche un asciugamano. Quindi ragazzi, prepariamo il tutto e siamo pronti a iniziare questo nuovo video workout insieme. Ok ragazzi, iniziamo con la fase di riscaldamento e partiamo con delle circonduzioni qui sul posto. Vai. Mi raccomando, facciamo dei bei cerchi. Movimenti controllati, quindi iniziamo a riscaldare bene le spalle. Cambio. E adesso primo braccio qui. C'ho sempre il movimento controllato, cambio di direzione, quindi sempre con lo stesso braccio. Quindi ragazzi, allenamento completo. Total body, quindi andremo ad attivare i principali gruppi muscolari. Faremo sia esercizi a corpo libero, ma anche con l'utilizzo di attrezzi, quindi come l'asciugamano, i manubri e anche la sedia. 2, 1. Benissimo, adesso calciata sul posto qui. Vado a portare bene il tallone verso il gluteo. 3, 2, 1. Benissimo, ragazzi. Pronti ad iniziare e partiamo con il primo esercizio dove utilizzeremo sia la sedia che i pesi, che andremo a fare degli squat. Quindi ci mettiamo seduti sul bordo della sedia. Puntiamo bene i piedi, punte leggermente ruotate, i pesi o il peso qui in appoggio sulle spalle e salgo. Scendo piano e poi spingo. 3, 2, 1, vai. Torniamo sempre la discesa. Devo spingere con tutta la pianta del piede. Ultime 4. Ancora 3. Ultime 2, ragazzi. Vai, ultima. E stop. Benissimo, lasciamo un attimo i pesi, spostiamo anche la sedia perché andiamo schiena a terra. Schiena a terra, andremo a fare un crunch, ragazzi, con incrocio, quindi gomito verso il ginocchio opposto. Avvicino anche leggermente il ginocchio mentre salgo. Pronti? 3, 2, 1, poi sono 20, ragazzi. Siamo a 13. E 20. Perfetto, ragazzi. C'è anche il terzo esercizio. Nel terzo esercizio prendiamo l'asciugamano. Arrotolo bene l'asciugamano. Andiamo pancia a terra. Andremo a fare delle iperestensioni per il dorso e per la catena posteriore, quindi anche il deltoide posteriore. Le scapole, allora da qui, piedi sollevati, afferro l'asciugamano, spingo bene, tiro bene verso l'esterno e da qui vado in avanti. Scapole sempre vicine, guarda il tappetino, sentite bene come lavora la muscolatura posteriore, anche gli erettori spinali di tutta la zona della schiena. Ultima e stop.
Benissimo, ragazzi. Prima sarei andata e adesso ripetiamo tutto, quindi tutti e tre gli esercizi, partendo di nuovo dallo squat. Qui puntiamo sempre i piedi. Vedete, il tallone si trova sotto il ginocchio. Punte leggermente rotate. Pesi qui e vai. Su. Cerchiamo di stare il meno possibile qui, ok? Quindi spingo subito. Ultime 4. Ancora 3. Ultime 2. Vai, ultima ragazzi. E sto benissimo. Adesso sposto di nuovo la sedia, torno giù schiena a terra e andiamo a ripetere. Seconda serie, ragazzi, di crunch con incrocio. Gambe a 90 gradi, mani in appoggio indietro e sono sempre 20 qui. Respira. Vai, siamo a 10, ragazzi. E 20, ok, torno schiena a terra, riprendo l'asciugamano. Mi raccomando, cerchiamo di arrotolarlo bene. Massima tensione verso l'esterno, faccia a terra, piedi sollevati, però facciamo attenzione sempre alla zona lombare. E vai. Ultime 2 e 10, perfetto. Terza serie, quindi si riparte di nuovo dallo squat. Di nuovo qui, riprendo i manubri, terza e ultima. Poi, posizione 3, 2, 1, vai. Espiriamo. Ore, siamo a metà, ragazzi. Ultime 3. Ancora 2. Ultima. E stop. Benissimo, vai. Sposto la sedia, torniamo giù, ragazzi. Ultimi due esercizi e completiamo il primo blocco di lavoro. 3, 2, 1, vai. E 20, benissimo. Torno, faccia a terra e andiamo a ripetere l'iperestensione. Ultimo, ragazzi, e completiamo così il primo blocco di lavoro. 3, 2, 1, vai. Testa neutra. Mi raccomando la respirazione, quando stendo butto fuori. Vai. E stop. Benissimo, ragazzi. Primo blocco di lavoro andato. Adesso iniziamo il secondo blocco e partiamo
da schiena a terra, prendendo la coppia di manubri, andiamo a fare delle spinte in bridge, quindi manteniamo il bacino sollevato. Facciamo delle spinte strette, quindi guardate la posizione della mano, palmi rivolti verso l'interno, bacino sempre alto, quindi lavoriamo in isometria con il gluteo e andiamo a fare delle spinte. Spinta stretta dove lavoriamo con il pettorale, con il tricipite e anche un pochino con la spalla. 3, 2, 1, vai. Senza aprire i pesi, scendo, spingo. E 10. Adesso lasciamo subito i pesi e facciamo 5 push-up da pancia a terra. Quindi 10 spinte e 5 push-up subito. Vai. 1, 2, 3, 4 e 5. Benissimo. Adesso in piedi, ragazzi, facciamo uno squat jump in avanzamento, in questo modo, squat jump e torno senza salto, ok? Potrei farlo anche tutto senza salto, quindi passo, squat e torno, ok? Qui lavoriamo a tempo, sono 30 secondi. 2, 1, torno senza salto. Mano. Ultimo e so, ripartiamo dalle spinte per il petto. Quindi i primi due, ragazzi, in realtà è una super serie, quindi facciamo due esercizi vicini senza recupero e poi l'altro per la parte inferiore, lo squat. Quindi spinte in bridge, vai. 10 spinte, 5 push-up. Ma vi lascio subito 5 push-up da terra. Ovviamente potete poggiare anche le ginocchia. Vai. E 5. Benissimo. Ripetiamo adesso lo squat. Vi ricordo, possiamo farlo anche senza salto, facendo un passo e uno squat. Ok? 3. 2, 1, torno sempre senza salto. Vai, ultimo. E stop, benissimo, terza e ultima serie. Si riparte di nuovo dalle spinte. Vai, sempre in bridge, 2, 1, vai. E 10, benissimo, subito in super serie, 5 push-up, 3, 2, 1, e 5, benissimo, ragazzi, abbiamo l'ultima di squat, 30 secondi e poi cambiamo tutto. Concentrati, vi ricordo, va bene anche senza salto. 3, 2,
Uno, vai. Wow. E stop, benissimo. Cambiamo tutto, ragazzi. Iniziamo adesso il terzo blocco di lavoro. Torniamo schiena a terra. E andiamo a fare, ragazzi, un sit-up con incrocio. Gomito verso ginocchio opposto in questo modo. Ne facciamo 8 facendo sempre lo stesso incrocio e poi 8 cambiando incrocio. 3, 2, 1, vai. Quindi adesso sempre lo stesso incrocio facciamo. Vai, 8. Adesso cambio. Ultime due. E 8. Benissimo. Adesso, secondo esercizio, riprendiamo la sedia. Andiamo a fare un esercizio di spinta per i tricipiti. Quindi andiamo a fare delle distensioni dei dips, ragazzi. Fletto ed estendi i gomiti. Sono 15. Presa esterna, busto verticale e giù. Ultime due e 15. Ottimo, ragazzi. Adesso terzo esercizio. Prendiamo la sedia. Riprendiamo adesso i manubri. E dai tricipiti passiamo ai bicipiti. Quindi da qui, fletto ed estendi i gomiti. Quindi il gomito è fermo, il movimento è solo dell'avambraccio. Sono 10 rep, 3, 2, 1, vai. Respira. E 10, benissimo. E adesso torniamo giù e ripartiamo dal sit-up. Sempre sit-up con incrocio, 8 per lato. 2, 1. Quindi facciamo prima un lato e poi cambiamo incrocio. E 8, cambio, spira, ora, ultime 3, ultima, e 8, benissimo, di nuovo dips, tricipiti, ragazzi. Mi raccomando, nel dips manteniamo sempre il busto verticale dritto, non butto le spalle avanti, spalle basse parti e fuori, e scendiamo almeno ai 90 gradi.
Zappe 15. E 15, benissimo. Adesso di nuovo bicipiti, quindi prendo i manubri. Qui vale la stessa regola per i tricipiti, quindi il braccio è fermo e vado a muovere solo gli avambracci, ok? Quindi evitiamo oscillazioni. Se ci sono compensi, ragazzi, il carico è troppo alto e quindi questo poi si ripercuote sulla tecnica. Quindi utilizziamo il carico adeguato al nostro livello. 2. Uno, vai, uno, vedete come il braccio rimane fermo, non stringo troppo la presa, focalizzo l'attenzione sull'attivazione del muscolo target, quindi in questo caso il bicipite, vai, 9 e 10, benissimo. Terza e ultima serie, ragazzi. Vai. Di nuovo si va con il crucio. Pronti? 3, 2, 1. Ricordo sempre il primo lato e poi l'altro. E 8, cambio, cerco di non staccare le mani dal corpo. E 8, benissimo, adesso di nuovo tricipiti. Quindi su sedia, corpo libero. Qui cerchiamo di scendere, ragazzi, almeno i 90 gradi, quindi vado in massimo allungamento e poi spingo e vado in contrazione. 3, 2, 1. E 5, perfetto. Di nuovo bicipiti, ragazzi. Ultima dei bicipiti e poi c'è l'ultimo blocco di lavoro. 3, 2, 1, vai. Rilasso bene la presa. Qui non vuol dire non stringere troppo il peso, ragazzi. Siamo a 6. Muovo solo l'avambraccio, 8 ora, 9 e 10. Ottimo, ragazzi. Quarto blocco andato, adesso iniziamo. Prossimo blocco, dove partiamo con un esercizio combinato. Posiziono la serie qui. Mi metto frontalmente la sedia. Vado a fare un burpees qui e poi uno step up doppio. Scendo, cambio il piede e poi ripeto il burpees, ok? 45 secondi di lavoro. Pronti? 3, 2, 1, vai. Ritmo costante e di nuovo burpees. Esercizio combinato burpees più step up. Vai. Ultimo. E stop. Ottimo, ragazzi. Primo esercizio andato.
Sto blocco è da due esercizi. Ora vado schiena a terra, gambe qui a 90 gradi. Da qui vado a fare due crunch. Mi fermo su con la testa sollevata. Vado a fare un crunch inverso. Anche qui lavoriamo a tempo. 45 secondi. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4. La distance ce la potete farla anche così, ragazzi. Quindi rimango su, stendo una gamba, torno e poi vado con l'altra. E torno. 2, 3, vai. 1, 2, 3, torni. Ultimo. E stop. Benissimo. Di nuovo. Burpees più step up, ragazzi. Il burpees lo sto facendo senza il push up, ma chi vuole può farlo anche con 3, 2, 1, vai. Cambiamo. Vai. Sempre un doppio appoggio, il step up. Quindi qui, stacco prima destro e poi doppio sinistro. Respiriamo. Vai. E stop. Ottimo, ragazzi. Torniamo giù. Di nuovo. 45 secondi e poi iniziamo l'ultima serie. 2, 1, vai. 3, torno. 3, torno. Stendo, torno di raccolta. Vai, ultima, stendo, torno e su. Ottimo, ragazzi. Terza e ultima. Di nuovo, burpees più step up. Vai con l'ultima. 3, 2, 1, vai. E di nuovo, giù. Ritmo costante. Ultima, ragazzi. Non fare l'ultima. E stop, benissimo ragazzi. Ultimissima, di nuovo 45 secondi. Crunch più crunch inverso e ci siamo. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, torno. Respiriamo. Stendo e torno. Cinque secondi. Tre, due, uno e stop. Ragazzi,
ottimo lavoro, ho fatto questo allenamento completo, sia con attrezzi, quindi manubri, un asciugamano, ragazzi, che ci si... Un asciugamano ragazzi che ci ha servito per l'esercizio di iperestensione per il dorso e una sedia. Quindi ragazzi, non ci resta che iniziare lo stretching. Partiamo giù, porto in raccolta prima una gamba, abbassiamo la frequenza ragazzi, circa mezz'ora di tempo, quindi abbiamo completato questo workout, circa 30 minuti, cambio. Ho fatto un bel allenamento ragazzi completo. Potete fare in casa, in palestra, ovunque, quindi anche se siete fuori per le vacanze, per una trasferta di lavoro e avete bisogno davvero di pochissimo spazio per fare questo workout e di pochissimi attrezzi, soprattutto poi adattabili in base anche al vostro livello, come ad esempio dei manubri. Adesso seduti, farfalla, quindi pianta le piedi a contatto e mi porto in avanti col busto. Perfetto. E adesso andiamo in quadrupedia per il gatto. Quindi vado a mobilizzare la colonna portando il bacino prima in antiversione e poi retroversione. Vai adesso. Passo in avanti con la gamba destra, andiamo ad allungare l'iliopsoas e da qui ragazzi, mantenendo la mano sinistra in appoggio a terra, vado in apertura con il braccio destro in alto. Guardo la mano, torno, faccio il passo con l'altra, mano destra in appoggio, apro, guardo la mano su. Questo è anche ottimo, oltre che per lo psoas, proprio per l'apertura dei muscoli toracici. Qui spingo il gomito verso il basso, allungo il tricipite. Bel lavoro, ragazzi. Respiro, cambio. Qui. Faticoso, ma efficace, ragazzi. Poi fatemi sapere sempre nei commenti com'è andata. E se avete avuto difficoltà in qualche esercizio, scrivetelo sempre sotto, io appena posso vi rispondo. Chiudiamo con l'ultimo, porto entrambe le mani dietro e vado a spingere il cavo verso il basso. Ragazzi, ci siamo. Ottimo lavoro, Total Body, abbiamo fatto questo allenamento completo in poco più di 30 minuti. Spero che questo video workout ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, un commento qui sotto e ti ricordo che ogni settimana esce un nuovo contenuto. Io ti aspetto sempre qui, Gianluca Petrucci, VTuT Fitness.